Ciao bellini, benvenuti o bentornati sul canale, nuovo video, nuovo haul, ve l'avevo annunciato già la settimana scorsa e come sapete questi video li sto registrando in susseguitarsi, quindi insomma era abbastanza scontato che avreste ricevuto questo video haul dedicato alla casa. Bene, innanzitutto voglio dirvi che la postazione nuova, questa qui, mi sta piacendo un sacco, la trovo super carina per questo genere di video haul. Però poi magari per video diversi voglio creare altre postazioni, infatti il prossimo video sarà un video beauty e sicuramente lo faremo nella nuova postazione beauty e sicuramente spero che vi piacerà. E niente, quindi video haul dedicato alla casa. Da Shane ho acquistato un sacco di cosine per andare a completare la mia nuova casa, ci sono delle cose che appunto ci servivano assolutamente e quindi sono andata ad ordinarle e ve le mostro nel video di oggi. Tipo questo, ma prima di mostrarvi questo e tutto il resto, come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale per sostenerlo e di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei prossimi video. You mean bread and butterflies? Oh yes, of course. Ebbene sì, ce l'avevo in mano dall'intro, ve lo devo far vedere, questa è una sciocchezzuola. Insomma, più che una sciocchezzuola, questa è essenziale, perché per me, che a casa dei miei genitori ero abituata ad averlo, non averlo più, insomma, ha fatto una differenza. Infatti siamo corse ad acquistarlo. Questo non ve lo devo far poi vedere inserito all'interno della casa, spero, perché è una gratuita per il formaggio. Quindi questa al massimo la potete vedere inserita all'interno del frigo. Quindi qua si mette il cubetto di formaggio e con la manovellina si va semplicemente a girare. Poi per andare a igienizzarlo semplicemente si svita la rotellina dalla parte opposta, la cosina dentro si stacca, si può andare a lavare comodamente tutte le lavastoviglie. Molto comodo, questo costava quasi 12 euro, tipo 11,60 euro. Poi ovviamente tutte le cose sono abbastanza relative, perché nel senso costava magari 15 euro, però c'era lo sconto del 25%, più i vari buoni che raccogli, più i vari punti, poi adesso ci sono anche addirittura i crediti da raccogliere, quindi insomma su Shane i prezzi variano molto, è inutile che ve li sto a dire, però più o meno vi do un'idea. Mi sembra che appunto io sia andata a pagarlo meno di 12 euro, che poteva costare insomma meno di 15. Sì, perché poi tutto l'argomento punti, quello e quell'altro, mi raccomando, se avete domande fatemele qui sotto, come sempre io vi rispondo sempre, e se volete sapere qualcosa relativo a come accumulare crediti punti su Shane, io sono qua appunto anche per quello. Questo ne ho acquistate due, ma non ve lo sto a mostrare adesso sinceramente, perché devo montarlo. E sono delle piantine finte. Poi adesso qua c'è i rami, ci sono le foglie, vengono venduti così, vanno montati. Poi mi devo occupare puramente questa sera di fare di queste sistemate. Queste ne ho comprate due, appunto una con la foglia così, un po' più da, non so come si chiama questa pianta, ma ce le abbiamo anche qua noi in Italia. Invece l'altra è diciamo più esotica, però in realtà sono identiche. Sempre per la cucina sono andata ad acquistare anche questo tool, super carino, ce l'avevamo bisogno ovviamente, perché è indispensabile in cucina un pelapatate. Ma questo, oltre ad essere un pelapatate, è anche un realizzatore di julienne, quindi fa tutte quelle verdure julienne, permettendomi di risparmiare tempo, specialmente quando devo andare a fare tutte quelle preparazioni comunque asiatiche, che voi sapete io adoro fare. Se mi seguite su Instagram sicuramente sapete che nelle storie quasi tutte le sere vi posto insomma quella che è la mia ricetta, perché mezzogiorno io anche col lavoro, parlando, insomma di solito sono dei lunch molto molto smart, invece di solito nella cena mi occupo della preparazione, soprattutto sfogo un po' quella che è la mia passione per la cucina, cucinando appunto per le cene. E questo sicuramente mi sarà super utile, ve lo mostrerò sicuramente in azione nelle storie. Se ancora non mi seguite, seguitemi anche su IG per avere maggiori info. Comunque appunto, vi dicevo, ogni sera generalmente io mostro le mie ricettine. Mi sono un po' persa nel discorso come sempre. Ogni sera vi mostro le mie ricettine e spesso negli ultimi 2-3 anni mi sono dedicata tantissimo a una cucina fusion con quella asiatica, e la julienne è essenziale praticamente per ogni preparazione di verdure che voglia essere basata su quello che è la filosofia mentale asiatica. Bagno! Bene, questa è una cosina per il bagno, penso che abbiate capito che cos'è. È una spugna di quelle fatte così, davvero molto semplice. Però, insomma, quella che io avevo era vecchia, era ancora quella che avevo a casa dei miei, e quindi visto che vorrei avere un bagno un po' più tutto anche, giustamente, mi conoscete, abbinato,
ho dovuto anche abbinare la spugna bianca per non farci mancare nulla. Quella che avevo lilla non andava più assolutamente bene era abbinata al bagno dei miei. E in più era vecchia, perché comunque aveva 2-3 annetti e ogni 2-3 annetti sarebbe anche il caso di cambiarla la spugna, ricettacoli di batteri che non sono altro. Il prossimo oggetto che ho acquistato sono due. Come vedete me ne mostro uno nel dettaglio, intanto l'altro è gemello. Sono dei vassoi, insomma, dei vassoietti in paglia. Boh, sì, chiamiamola paglia, per intenderci, fatti in questo modo. Però loro due sicuramente fanno parte dell'arredamento, quindi si andranno a inserire all'interno di un mobile e diventeranno dei cassetti. Allora, poi abbiamo queste, che sono delle bacchette per le tende. Adesso io so che come un'oca di sicuro ho sbagliato qualcosa nelle dimensioni, perché se c'è una cosa che... Ah, noi donne non andiamo molto d'accordo, è un centimetro, aia. Sono fatta molto male. Se prendi, vabbè, me le mostro. Unghie nuove. Adesso, beh, lo sapete, me le faccio da sola. Questo è un French, il mio primo French in struttura che ho realizzato. Non so quanto renda in video, però vabbè, spero che renda e che vi piacciano. Comunque, sono delle armi che mi sono appena bucata un dito. Ce la possiamo fare? Ecco, praticamente sono molto semplici. Girando questa vite, questo coso si espande. Stringendo questa vite, questo coso si stringe. Praticamente vanno inserite all'interno della finestra stessa, o insomma dove avete uno spazio, per esempio. Cioè io potrei inserirlo qua, no perché non ci sta, qua nemmeno, no perché non ci sta. Però avete capito, cioè posso inserirlo dentro. Una volta che l'ho inserito dentro vado ad allargare e questo si blocca. Ora devo capire se questa cosa geniale che ho fatto di prenderlo sia giusta, perché probabilmente non mi sono accorta della grandezza e probabilmente questo oggetto dovrebbe essere un pochino più piccolo. Ma non importa, andremo a vedere insieme poi se ho sbagliato la dimensione, cosa probabilmente sicura. Allora ho preso, non c'entra molto con la casa questo, però vabbè, l'ho inserito in questo video perché non sapevo effettivamente dove metterlo. Ma ho fatto una scoperta. Ci sono i vetri per l'iPhone e qualsiasi altro ovviamente tipo di telefono voi abbiate. Su Shein, io ovviamente l'iPhone, mi interessa del mio iPhone. Andiamo a vederli insieme. Sulle recensioni c'erano un botto di recensioni positive. Quindi che dire? Allora, ok. E beh, dai. Perfetta. Poi ovviamente di loro vi do sicuramente maggiori informazioni. Comunque c'è scritto appunto che è... Non è plastica, ma si sente, ed è molto valido. All'interno ci sono appunto, vabbè, oltre a questi ci sono anche tutti i tool vari per andare ad applicarli sul vetro. Facile, carino, costo 3 euro. 3 euro per 5 vetrini che ti fanno pagare 15 euro un vetrino. Vabbè, poi capisco anche chi magari sia un po' in alienato, che adesso non voglio fare nomi, però tanto sapete già tutti di chi sto parlando. Quando ci sono questi TikToker che fanno tru tru, ti infilano la cosa, ti fanno pagare 30 euro per mettere su la roba di vetro, è una follia, sapendo che loro con 3 euro ce ne comprano 5. Ma no comment! Passiamo al prossimo, che questo è di nuovo per la casa, e se non le conoscete, queste dovete proprio conoscerle. Queste sono le federe per i cuscini, ok? Queste sono pazzesche. Perché permettono appunto di non rovinare i capelli, non avere i capelli sgualciti al mattino, aiutano un sacco la traspirazione quindi per la pelle, sono davvero ottime e io ve le suggerisco. Quindi se per caso vi interessasse fate un giro e prendete le federe, perché comunque costano meno di 5 euro due federe, insomma sono più che valide e soprattutto perfette per capelli, pelle e quant'altro, quindi suggeritissime dalla Gaia. E arriviamo alla penultima, terz'ultima cosina di questo video. Ho acquistato questo vassoietto, che ne avevo già altri due e sicuramente li avete già visti, insomma se mi seguite da tanto tempo li avete già visti, di sicuro. Però ho deciso di acquistarne un altro da inserire all'interno della postazione beauty, che vabbè poi dopo nei prossimi video vedrete di sicuro. Ed è semplicemente fatto così, d'oro, molto molto cute, carino e easy, tra virgolette, niente di che. E sta molto bene con il mio arredamento, come vedete l'oro è proprio il colore che io ho scelto. Sparisce quasi all'interno, se lo appoggio. Va bene, e arriviamo così alle ultime cosine. Queste ne ho acquistate più di una, ovviamente. Adesso vabbè, vado ad aprirne una, ne ho acquistate un po'.
perché mi servono per completare il cassetto del bagno, dove ovviamente voi sapete che si va sempre a creare caos, e io quindi ho deciso di acquistare questo organizer per sistemarlo in modo un pochino più professional, avere una cosa un po' più sensata, non aver tutto in giro. C'è qualche sbavatura della plastica in giro, sparsa, però beh, niente. Comunque sono fatti così, molto semplici, questo sotto fatto in questo modo, antiscivolo, con i due manici. Proprio di una semplicità unica che non si può descrivere ulteriormente. E siamo quindi arrivati alla fine di tutte quelle che erano le cosine che avevo da mostrarvi per questo video haul dedicato alla casa. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste cosine qui sotto nei commenti, se vi piacciono, se appunto vi ho intrigato, magari appunto qualcuna di voi sta arredando casa o a casa sua che ha bisogno di un po' di ispirazione per l'arredamento. Io sono contentissima di darvelo con questo genere di video, quindi fatemi sapere se questo genere di video vi piace, se le cosine che ho acquistato vi sono piaciute e cosa ne pensate di dove sono andata a posizionarle e sistemarle. Come sempre, giunti a termine del video, vi invito a mettere un pollicino in su per sostenermi, e per sostenermi iscrivetevi anche al canale. È davvero semplicissimo, e basta cliccare il tastino rosso qui sotto iscriviti, e soprattutto è completamente gratuito. Cosa che mi piace ricordarvi in ogni video. Attivate anche la campanellina per non perdere nessuno dei nuovi e prossimi video che, come avete visto, stanno tornando sul canale. Vi mando un mega bacione, come sempre vi aspetto qui mercoledì prossimo alle 15. Ciao!